Era agosto del 1978 quando il prete veneziano Don Ettore Fornenza e l'allora patriarca di Venezia Armino Luciani, di cui Fornenza era segretario particolare, ricevettero dal parroco di Cencenighe, Don Costantino, la proposta per l'acquisto della prima casetta di quello che era un piccolo borgo di pastori montanari, Ghisèle. Da allora questa località di Cencenighe, in provincia di Belluno, è diventata negli anni poco alla volta l'oasi di Papa Luciani, a ribadire ancora oggi, nel segno del Papa del Sorriso, il profondo legame che esiste tra Venezia e Agordino. Come avviene ormai ogni anno, un centinaio di persone ha partecipato domenica all'edizione di Ghisèle in festa, prima la Santa Messa presieduta da Don Ettore, poi il pranzo tutti insieme. A conclusione della giornata di festa è stata poi inaugurata anche una nuova scultura in marmo con il simbolo del Leone di San Marco, realizzata da Ernesto Fabris e offerta dai volontari dei Biri, primo gruppo di veneziani a salire a Ghisèle nel 1977. Papa Luciano è stato amato dai veneziani, è stato amato dalla sua gente qui nel Agordino quando era patriarca. Adesso è ancora più amato dal mondo che con il suo sorriso ha conquistato il mondo. E qui nella zona del Agordino e noi che siamo qui veneziani in Agordino, sicuramente lui sarà felice in paradiso a vederci dall'alto. La festa è stata anche l'occasione per percorrere il nuovo sentiero e ammirare la statua di Papa Luciani all'arrivo in oasi, ma anche per ammirare il nuovo impianto di pannelli fotovoltaici che oggi forniscono a Ghisèle energia pulita e consentono di dare luce ed elettricità a tutta l'oasi. E quest'anno abbiamo inaugurato anche l'effigie con il Leone di San Marco, che continua quest'unione che c'è tra la montagna e Venezia, che è cominciata quando Luciani è diventato patriarca a Venezia e continua con il lavoro e lo spirito di quest'oasi.